16 gennaio 1971, una data importante per Lettere, visto che si tratta della morte di uno degli eroi locali, Antonio Bellotti. A ripercorrere la storia e le vicende di questo eroe è Andrea Pentangelo, che già in una scorsa intervista, in un nostro intervento, ci parlò di un'altra figura storica, quale appunto Luigi Longobardi. Andrea, chi è Antonio Bellotti? Antonio Bellotti era un ragazzo di Lettere, originario della frazione di San Lorenzo, che sognava di indossare la divisa e far parte della Polizia di Stato. Poco più che diciottenne, realizza il suo sogno ed entra a far parte del reparto Celere di Padova. Negli anni 70, in occasione dei moti di Reggio Calabria, su disposizione del ministro degli Interni, molti poliziotti del reparto Celere, tra cui anche Antonio Bellotti, vengono inviati a Reggio Calabria per sedare la rivolta e garantire sicurezza ed ordine pubblico ai cittadini. Antonio Bellotti, con impegno e passione, realizza insieme ai colleghi la missione e il 12 gennaio del 1971 è organizzata la partenza per tornare a Padova. Il convoglio ferroviario, però, verso le ore 20 di sera, è fatto oggetto di una sassaiola contro la polizia. Viene colpito proprio Antonio Bellotti, che gravemente ferito viene trasportato all'ospedale Villa San Giovanni di Reggio Calabria e subito dopo trasferito all'ospedale di Messina, dove purtroppo il 16 gennaio 1971 morirà. Il feretro verrà trasportato a Lettere la notte successiva, dopo la mezzanotte, e la mattina seguente, alla presenza di tutte le autorità civili e religiose e nel silenzio dell'intera comunità che si stringe attorno alla famiglia, si svolgeranno i funerali. I colpevoli di questa vicenda rimarranno per sempre ignoti. Subito dopo l'accaduto furono fermati 8 ragazzi accusati del lancio di sassi. Solo 3 successivamente saranno rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ma poi non ci sarà nessuna condanna. Invece, chi è rimasto nella mente e nei cuori di questa cittadina è sicuramente Antonio Bellotti, al quale nel 1977 verrà assegnata anche la medaglia d'oro al valor civile. Durante il tuo intervento hai parlato dei moti di Reggio Calabria, ma in quale contesto storico si inquadra questo particolare episodio e a cosa è dovuto, appunto, qual è la causa che ha portato a queste rivolte? I moti di Reggio Calabria del 1970-71 sono una delle pagine più complesse e forse dimenticate della storia d'Italia. Si è formata negli anni una sorta di carta velina su questi eventi. È importante quindi fare chiarezza e per farlo bisogna fare una brevissima premessa per inquadrarle storicamente. Le regioni ordinarie, pur previste nella Costituzione, sono state istituite in Italia soltanto nel 1970. Istituendosi le regioni, c'è stato un dibattito sia parlamentare che governativo per stabilire quale dovesse essere il capoluogo di regione della Calabria. Alla fine si raggiunse un compromesso, nel senso che la giunta regionale, che il capoluogo di regione fu Catanzaro. La sede della giunta regionale spettò anche a Catanzaro e a Reggio Calabria invece spettò la sede del Consiglio regionale e in più il governo promise la creazione di un importante centro siderurgico che avrebbe garantito posti di lavoro alla cittadinanza. E ci avviamo alla conclusione di questo colloquio che ha ben illustrato la figura di questo eroe locale, Antonio Bellotti. Andrea, quale messaggio crede che questo eroe possa trasmettere ai tanti giovani oggi che magari hanno una vocazione nelle forze dell'ordine e un forte senso dello Stato, anche alla luce del recentissimo concorso che dopo 15 anni si ripropone per vice ispettori, ovviamente senza entrare nel merito politico, però è un'opportunità per tanti ragazzi di alimentare un sogno che sta svanendo vista la crisi sociale e morale che sta divorando la nostra società. La figura di Antonio Bellotti oggi significa non dimenticare un eroe della nostra comunità, che si è battuto per difendere la sicurezza e l'ordine pubblico dei cittadini, valori importanti da difendere e da promuovere. Ma significa anche fare luce sui moti di Reggio Calabria, una pagina della nostra storia del dopoguerra che sembra quasi caduta nell'oblio. Invece è necessario approfondirla
anche inquadrandola in quella questione più complessa che è la questione del Mezzogiorno d'Italia, che purtroppo risulta ancora irrisolta. Ricorre quest'anno anche un'altra data che mi piace ricordare, che è quella dei 70 anni dalla pubblicazione del libro di Levi, Cristo si è fermato a deboli, dove l'autore mette in rilievo la situazione di arretratezza dell'interno della Basilicata dovuta alle dimenticanze del governo centrale per quei territori d'Italia. Concludo dicendo che si inserisce in questa rivalutazione del Mezzogiorno, nelle occasioni che ha il Mezzogiorno per dimostrare le sue potenzialità, soprattutto dal punto di vista culturale, il fondamentale riconoscimento che ha avuto la città di Matera quale città della cultura d'Europa nel 2019.